Ave legionari, la battaglia dei Campi Magni è una battaglia meravigliosa, interessantissima dal punto di vista tattico, che dobbiamo scoprire. Scoprire perché? Perché si tratta di una grande vittoria romana, ci sarà moltissima violenza, purtroppo è una battaglia molto cruenta e molto violenta, però bisogna riconoscere il genio tattico di Scipione l'Africano e anche un modo di fare la guerra ormai molto spregiudicato. E questo sarà un elemento importante. Direi che non c'è bisogno di altra presentazione. Scopriamo e studiamo insieme la battaglia dei Campi Magni, vinta, stravinta da Scipione l'Africano e dal suo incommensurabile genio tattico militare. Unità, avanti! La nostra storia si svolge nell'ambito della Seconda Guerra Punica. Sappiamo tutti che la Seconda Guerra Punica viene dominata dalla figura di Annibale, che con il suo esercito discende in Italia attraverso le Alpi, prendendo i romani completamente di sorpresa e infliggendo una serie di sconfitte devastanti per Roma: il Ticino, la Trebbia, il lago Trasimeno, arrivando a un certo punto alla battaglia di Cannae. Forse la peggiore sconfitta che i romani abbiano mai subito. Battaglia di Cannae è molto importante. È una battaglia dove i romani dispongono un numero esagerato di uomini credendo di battere finalmente Annibale, e invece Annibale utilizza una tecnica, e qui c'è un video che vi spiega nel dettaglio, utilizza una tecnica che ha fatto scuola, cioè crea un fronte che di fronte alla spinta dei romani retrocede in maniera volontaria, una specie di ventre molle. I romani, senza saperlo, si infilano all'interno di una trappola e vengono totalmente circondati e annientati. E lì, su quel campo di battaglia, c'è un giovanissimo Scipione che assiste a quella disfatta, quindi assiste personalmente sul campo di battaglia a quella disfatta. Poi le sorti della guerra cambiano, perché da un lato il geniale Quinto Fabio Massimo, e anche qua vi indico un video dove vi racconto tutta la sua storia, utilizza una tecnica attendista, una tecnica molto prudente, non accetta più degli scontri in campo aperto, ma segue Annibale con i suoi uomini e quindi riesce a bloccarlo nel sud Italia senza che riesca più a sbloccare la situazione. Ma poi Scipione, che sarà Scipione l'Africano, interviene con i suoi uomini in Spagna, che è la base dei cartaginesi nell'Europa continentale, e lì ottiene delle prime importantissime vittorie che cambiano le sorti della guerra. Vince nella battaglia di Becula, vince la battaglia di Ilipa, e anche questa ve l'ho raccontata, e fa un utilizzo diverso delle linee di fanteria romane, cioè porta la capacità militare romana ad un altro livello, imparando da Annibale e migliorando ulteriormente le sue tecniche. Questo è un po' l'andamento della Seconda Guerra Punica. Poi, dopo che Scipione ha conquistato la Spagna e Annibale rimane bloccato in Italia, Scipione stesso ha una grande idea, cioè quella di portare la guerra direttamente in Africa, contro Cartagine, contro il nemico, pensando che in questo modo Annibale sarà costretto a ritirarsi dall'Italia e quindi finalmente liberare il territorio italico dalla sua presenza. In questo caso il Senato adotta un po' una soluzione di comodo, perché il Senato non sapeva questa missione in Africa come sarebbe finita. E poi le famiglie politiche avverse agli Scipioni non vogliono dargli ulteriore comando militare. Allora il Senato utilizza una posizione di comodo, gli dà il permesso di portare la guerra in Africa,
però se la dovrà cavare con i suoi soldati, solamente con i suoi rifornimenti, con la sua intuizione, senza particolari appoggi, in modo tale che se Scipione vince, benissimo, se perde solo una sconfitta sua. Quindi c'è un atteggiamento molto opportunistico da parte del Senato. Nonostante questo però Scipione organizza un grande esercito utilizzando anche gli uomini sconfitti a Canne e si prepara a sbarcare in Africa e mano a mano ci avviciniamo alla nostra battaglia dei Campi Magni. Scipione quindi si trova in Africa e lì avverranno cose estremamente interessanti e importanti per la guerra. Scipione è sbarcato in Africa. In realtà lui voleva andare in un'altra zona, della costa, ma una tempesta lo porta da un'altra parte, vicino alla città di Utica. Scipione sbarca con tantissimi uomini, sbarca con 400 navi da carico e 40 navi da guerra piene di soldati, e a fianco a lui ci sono dei fedelissimi. C'è Gaio Lelio, che è il suo ammiraglio, amico migliore, braccio destro intramontabile, e poi di lì a poco ci sarà un alleato, Massinissa, che è il re dei Numidi, che all'inizio era avverso ai Romani, ma poi passa dalla parte dei Romani, passa dalla parte di Scipione, perché comprende che i Romani saranno quelli che stanno per vincere la partita. Quindi Scipione con i suoi uomini si trova sulle coste del Nord Africa e cerca di prendere la città di Utica tramite un assedio. Utica però non si arrende tanto facilmente, l'assedio di Utica prosegue oltre le aspettative di Scipione e quindi Scipione posiziona nel frattempo degli accampamenti noti come Castra Cornelia, che vediamo qua benissimo nella cartina, e quello è il quartier generale di Scipione. Allora cosa accade? A un certo punto, mentre è impegnato nell'assedio di Utica ed è nei suoi accampamenti, arrivano da Scipione due comandanti nemici. Il primo si chiama Siface, che è il re dei Numidi, e il secondo è Asdrubale di Giscone, che non va confuso con Asdrubale, il fratello di Annibale, è un altro ancora. Siface e Asdrubale di Giscone capiscono la pericolosità di Scipione e quindi gli propongono un accordo. Loro dicono: noi ritiriamo tutti gli uomini dall'Italia e tu ritiri i tuoi uomini dall'Africa. Ognuno ritorna nella propria patria, senza fare più la guerra. Allora Scipione qui gioca molto d'astuzia ed è molto spregiudicato, anche scorretto. Cioè, lui fa finta di intavolare delle trattative di pace con Siface e con Asdrubale Giscone. Fa finta di voler organizzare una pace con loro due. E allora, spontaneamente, se tu devi organizzare una pace, se tu devi trattare delle condizioni, con questa scusa falsa, ma con questa scusa, invia degli ambasciatori, dei gruppi nutriti di ambasciatori, presso gli accampamenti di Siface e di Asdrubale. Questi ambasciatori fanno finta di parlare delle condizioni della pace, ma in realtà, in mezzo agli ambasciatori, travestiti, quindi ovviamente senza armatura, ci sono dei centurioni, che potremmo definire delle spie. I centurioni vagano, guardano l'accampamento dei nemici, gironzolano, guardano come sono disposti gli spazi, insomma, spiano la disposizione dell'accampamento avversario. E si accorgono di una cosa importante. Si accorgono che gli accampamenti di Siface e di Asdrubale di Giscone hanno tanto materiale facilmente infiammabile. Tornano da Scipione e gli rivelano tutto. A questo punto Scipione decide di compiere un attacco notturno e un attacco a tradimento. Aspetta la notte e a questo punto porta alcuni suoi generali, in particolare Lelio e Massinissa, verso l'accampamento di Siface e mano a mano nella notte lo circonda. Lui invece personalmente si muove verso l'accampamento di Asdrubale e anche lui lo circonda. Improvvisamente i due accampamenti vengono dati alle fiamme dai legionari romani. Gli uomini di Siface e di Asdrubale si svegliano, vedono che c'è un terribile incendio,
non riescono a domarlo e si precipitano fuori dagli accampamenti. E lì fuori i legionari li aspettano e li sterminano tutti quanti, cioè li annientano, li uccidono completamente. Quindi si può dire che effettivamente c'è un'azione molto spregiudicata, non c'è più il fair play di una volta, c'è un'azione grandemente spregiudicata da parte di Scipione che così annienta gli eserciti di Siface e di Asdrubale. Cosa accade però? Che Siface e Asdrubale riescono a scappare, quindi a salvarsi la vita. E allora chiamano a raccolta tutti i mercenari che trovano nel Nord Africa e, dimostrando una capacità organizzativa veramente notevole, in poche settimane mettono insieme un nuovo esercito di circa 30.000 uomini che ha una caratteristica importante. È composto da un nucleo di soldati celtiberi, cioè i soldati erano celti che si erano insediati nella Spagna. E quindi questi soldati celtiberi erano fortissimi, erano dei guerrieri di primissima qualità. E quindi questo costituisce un ulteriore pericolo. Scipione viene a sapere dell'esistenza di questo esercito che in poche settimane è stato raccolto e allora fa un'azione fulminea. In 5 giorni individua i nemici e si precipita sul posto con i suoi legionari. Aveva 2 legioni a pieno rango a sua disposizione. Si arriva così alla battaglia dei Campi Magni, la battaglia che vedrà Scipione contro l'esercito di Siface e di Asdrubale, che ha veramente un grado di pericolosità altissimo. E qui, in realtà, vedremo tutto il genio tattico di Scipione. E adesso arriviamo alle nostre cartine, alle nostre animazioni. Mio fratello Alessandro, anche qui, gli ho rotto le scatole per diversi giorni e gli ho fatto realizzare delle animazioni molto belle che ci aiuteranno a capire i movimenti tattici e quindi il genio tattico di Scipione. Questa è la cartina con la disposizione iniziale dei due eserciti. Partiamo col fatto che sia i Romani che i Cartaginesi hanno circa 30.000 uomini a testa. Quindi sostanzialmente le forze numericamente sono abbastanza equivalenti. Partiamo ad analizzare la disposizione dei cartaginesi. I cartaginesi posizionano i celtiberi al centro, quindi i soldati più forti sono al centro in un quadrato molto molto compatto di questi celtiberi che sono guerrieri ferocissimi e formidabili. Dopodiché questo quadrato di celtiberi viene accompagnato. Sulla sinistra c'è un altro nucleo sempre di fanti che sono fanti numidi. Sulla destra c'è un altro contingente sempre di fanti che sono fanti cartaginesi. In realtà non tutte le fonti confermano l'esistenza di questi due contingenti di fanti, però siccome alcuni ne fanno menzione noi per completezza li indichiamo. Dopodiché vengono posizionate sempre sui lati le cavallerie. Sul lato sinistro c'è Siface con la sua cavalleria leggera numida. Sul lato destro c'è invece Asdrubale con la cavalleria pesante cartaginese. Quindi sostanzialmente la disposizione dei cartaginesi prevede un centro molto forte e le due cavallerie. La cavalleria di sinistra è una cavalleria leggera, quindi è molto abile, molto veloce nello spostarsi e dovrebbe sfiancare l'avversario, mentre a destra la cavalleria pesante dovrebbe sfondare la propria controparte. Vediamo invece la disposizione dei Romani di Scipione. Scipione posiziona al centro, quindi di fronte ai celtiberi, posiziona i legionari romani, quindi a fanteria oppone ovviamente fanteria. Anche questi fanti romani sono accompagnati da altri fanti ausiliari, si chiamano soci, i romani li chiamano soci, quindi sulla sinistra un contingente di fanti che sono alleati e sulla destra un altro contingente di fanti che sono alleati, quindi vedete che qui sta praticamente ricopiando i cartaginesi. Sulle ali ci sono altrettante cavallerie. Sull'ala destra per i Romani si posiziona Gaio Lelio con la cavalleria pesante, quindi è chiaro che Gaio Lelio andrà contro Siface. Sull'ala sinistra dei Romani c'è invece Massinissa con la sua cavalleria leggera dei Numidi
e quindi Massinissa dovrà andare, dovrà vedersela con Asdrubale. Questa è la disposizione. Come vedete, stessi uomini e praticamente stessa disposizione. Non ci sono particolari innovazioni. Cosa farà la differenza? Iniziamo a vedere la battaglia e ve ne accorgerete subito. Comincia la battaglia dei Campi Magni. La partenza della battaglia dipende dalla cavalleria dei Romani. La cavalleria dei Romani attacca la cavalleria nemica. E la cavalleria nemica, sia quella di Siface che quella di Asdrubale, in realtà non fanno particolarmente combattimento. Dopo pochissime schermaglie cominciano ad arretrare e poi se ne scappano. E anche Siface e Asdrubale se ne scappano e se ne ritornano nelle loro terre. Quindi la cavalleria viene completamente scompare dal campo di battaglia. Anche i contingenti di fanteria alleati dei Romani attaccano la controparte. E avviene la stessa cosa. Anche quei fanti, cartaginesi e numidi, cominciano prima ad arretrare e poi se ne scappano. E quindi la metà della battaglia praticamente è composta dai cartaginesi che fuggono. Quello che rimane è il grande contingente, il grande quadrato di Celtiberi di fronte ai legionari romani. Scipione non può contare più né sulla cavalleria e sul suo ritorno, perché non sa se e quando avverrà, e neanche sui soci. Quindi deve risolvere la situazione da solo. E i Celtiberi sono un bruttissimo cliente, cioè sono dei guerrieri molto molto pericolosi. E allora Scipione deve in realtà trovare una soluzione. Per apprezzare l'idea tattica di Scipione, facciamo un attimo un salto indietro. Vi ricordate la battaglia di Cannae? Che cosa vi ho detto della battaglia di Cannae? Dove Scipione assiste? Cosa vi ho detto? I Romani spingono contro i cartaginesi. I cartaginesi mano a mano arretrano volontariamente e quindi i Romani si ficcano all'interno di un imbuto, all'interno di una trappola e vengono totalmente circondati anche con l'utilizzo della cavalleria. Scipione è consapevole di questo meccanismo di avvolgimento, questa manovra a tenaglia. E allora cosa fa? Lui, in questa situazione, ripete la stessa identica manovra di Annibale, ma in maniera diversa, in maniera migliorata. Perché normalmente la fanteria dei Romani era divisa in una formazione chiamata Triplex Aces, cioè una fila di soldati più giovani chiamati Astati, una seconda fila di soldati un po' più grandi chiamata Principes, e una terza fila di triari, che erano i veterani. Tra un manipolo e l'altro c'era uno spazio, perché se gli astati stavano per cedere, si ritiravano dietro i principi se veniva avanti la seconda linea. Quindi c'era un meccanismo di ricambio. Allora Scipione annulla gli spazi tra questi manipoli, crea tre linee assolutamente continue, e che cosa fa? Gli astati creano una linea continua e attaccano i Celtiberi. La seconda linea di Principes, anziché rimanere lì sul posto, viene fatta sfilare sulla sinistra in modo che circondi il lato sinistro dei Celtiberi. I triari vengono fatti al contrario sfilare sulla destra per accerchiare il lato destro dei Celtiberi e a un certo punto riescono a circondarli completamente. In questo modo Scipione ha totalmente trionfato ai Campi Magni e ha dimostrato di utilizzare, di fare un utilizzo della fanteria, delle linee di fanteria romane totalmente diverso rispetto al passato. Ha imparato da Annibale e ha migliorato ulteriormente le sue tecniche. Ovviamente per Scipione il prossimo appuntamento sarà col maestro. Sarà con Annibale che torna dall'Italia e Azzama lo affronta.
Ma questa è un'altra storia. Qui vi metto un link al video dove vi spiego i dettagli della battaglia di Zama. Ma l'importante è che l'ultima cosa da capire è che questa è una battaglia decisiva e vedete che mano a mano cambia la cartina dell'Europa, che prima era a favore dei cartaginesi e ora è a favore dei romani. E rimanendo in tema di cartine, se vi piacciono le cartine antiche, se vi piacciono le cartine prima della Repubblica e poi dell'Impero Romano, abbiamo delle riproduzioni su tela meravigliose di antiche mappe, di antiche cartine romane, che sono la cosa che piace di più a tutti gli appassionati. Se vi piace una cartina antica, anche la cartina di questa battaglia, trovate bardiromantica.it, nella sezione del negozio online trovate tutta una serie di cartine che sono meravigliose per riassumere la grandissima storia romana. bardiromantica.it nella sezione del negozio online, in pochi giorni a casa vostra, poi scegliete con o senza cornice. È cambiato quindi la disposizione, diciamo, è cambiata veramente proprio la cartina, sta cambiando a favore dei romani e di lì a poco, con lo scontro decisivo di Zama, Roma vincerà la seconda guerra punica e diventerà l'assoluta incontrastata dominatrice del Mediterraneo e del mondo antico. Abbiamo fatto quindi un viaggio in questa avventura militare e nel genio tattico di Scipione, che è meraviglioso. Vi ringrazio della pazienza di aver ascoltato tutti questi dettagli anche un po' complessi dal punto di vista militare e tecnico e vi invito a iscrivervi al canale. Iscrivetevi immediatamente al canale perché se non vi iscrivete al canale facciamo come Scipione, che aveva inventato la manovra avvolgente. Voi fate un passo, spunta una a destra, una a sinistra, vi schiaccia. Una a destra, una a sinistra, vi placca, vi state lavando i denti, una a destra, una a sinistra, boom! E poi, non so, state mangiando un panino a qualche parte, a destra, a sinistra, boom! Volete andare a dormire? Destra, a sinistra, boom! Quindi per non essere costantemente, avere due a destra e a sinistra che vi schiacciano, che vi subissano, che vi violentano, cortesemente iscrivetevi al canale, comprate pure le cartine, se no vi facciamo massacrare. Un carissimo saluto e al prossimo documentario.